parliamo col presidente della Manfredonia Corre, realtà sportiva in piedi dal 2013, Giovanni Di Bari. Come è nata questa iniziativa? Allora, noi, un gruppo di amici, ci è venuta questa idea di formare questa nuova associazione, è una nuova realtà. Ci siamo incontrati in una sede, eravamo poche persone, però ci abbiamo creduto fin dall'inizio. E subito, il primo anno, siamo arrivati circa 40 iscritti, e poi praticamente adesso, alla fine dei 4 anni che ci siamo costituiti, abbiamo fatto un gruppo di 80, ma più che atleti, siamo un gruppo di amici che condividiamo questa passione comune per la corsa, e quindi che ci ha portato a fare questa realtà che è diventata Manfredonia Corre. Giovanni, uno sforzo incredibile di persone, anche perché presenziate tutto il circuito, davvero tanta gente vi sta dando una mano, oltre ai soci della SD Manfredonia Corre. Assolutamente, noi abbiamo 50 persone dislocate su tutto il percorso per chiudere il traffico cittadino che comunque abbiamo attraversato tutta la città, e quindi abbiamo impiegato 50 persone dei nostri. In più abbiamo l'Associazione Nazionale dei Carabinieri e tanti volontari che ci hanno dato una mano. Veramente è uno sforzo enorme di persone che, ripeto, è uno sforzo incredibile, però sembra che la cosa sta andando tutto bene. Appunto, la manifestazione è ancora in corso, però davvero sembra che tutto stia andando per il meglio. Sì, assolutamente, io 530 atleti non ce li aspettavamo neanche una volta. Noi, la media delle gare in provincia, siamo tra i 300 e i 350. Abbiamo fatto tantissima pubblicità del territorio soprattutto, oltre a pubblicizzare la nostra gara sul Facebook, sul nostro sito internet, abbiamo associato alla pubblicità della manifestazione tantissime bellissime foto di Manfredonia, abbiamo fatto vedere com'è bella Manfredonia, e questo voglio ringraziare Matteo Nuziello che ci ha fornito tutta la documentazione. Sappiamo che lui ultimamente si sta cimentando in tante belle foto di Manfredonia. Allora, come nelle previsioni ha stravinto Dario Santoro, Dario 31:47, che gara è stata? No, vabbè, è stata una gara gestita bene dall'inizio alla fine, senza nessuno sforzo, non si può dire, perché nella corsa c'è sempre lo sforzo, a qualunque ritmo si va. E poi per il resto il percorso è veloce, vabbè, a Manfredonia non si può trovare altro che percorsi veloci. Poi correre, come ho detto prima, nelle strade del mio paese mi dà sempre più grinta e più stimolo a fare bene. Non sto nel momento top della mia forma, ma si sa, in questo periodo dopo l'estate è sempre così. Poi, come dicevo prima faccio tempi da professionisti, ma non faccio la vita da professionista, quindi... ho avuto un piccolo sfogo, ma questo sfogo è dato dalla mia rabbia di fare sempre bene e migliorarmi. Che sfogo hai avuto, Dario? Uno sfogo contro la mia società, perché non è rimasta contenta, ma a me ci sta di non rimanere contento, ma ho sentito pure cose che non mi sono piaciute. E io, come al solito, rispondo con i fatti, perché nell'atletica, nello sport ci vogliono i fatti, le chiacchiere le lascio dire agli altri. Io ora non sto al top, però... sicuramente quando ritornerò al top mi toglierò tanti sassolini dalle scarpe. Una delle prime ragazze arrivate l'altra volta per onestà ci ha detto che è stata la seconda. Che gara è stata? È un giudizio sul circuito? Molto bella, bellissima, bellissimo tutto lo spettacolo che ci avete offerto, e anche molto organizzata, soddisfattissima. Che tempo hai fatto? Se sei soddisfatta pure del tempo? Circa 41, non ne sono sicura, non ho azionato bene il timer, intorno ai 41, poco più poco meno. Ti vediamo molto soddisfatta comunque. Sì, tanto, non speravo, non ero al massimo della forma, però è andata bene. È un bel circuito, finalmente è un giro unico, senza molte ripetizioni, quasi tutto pianeggiante, a parte un'entrata nel centro storico che è stata anche bella, vedere Manfredonia. È stato, secondo me, ben organizzato. Il percorso mi è piaciuto tanto. Ho tirato un po' perché sto preparando la maratona di Parma e mi serviva un veloce, quasi un mese prima. Che vi devo dire? Ringrazio l'organizzazione, e noi dalla Basilicata presente. Vi aspettiamo a Melfi l'8 dicembre. Salvatore Piazzolla, allora, presidente della Margherita... SD Margherita Savoia Runners. Com'è andata? Che tempo hai fatto? Sei soddisfatto? Ah, il tempo oggi non conta, perché vengo da un periodo fermo, 2 mesi, quindi è giusto per dare onore agli amici di Manfredonia. Una gara bellissima, percorso spettacolare, con una location po- poche,
da, diciamo, poche esistenti in questo genere di manifestazione, quindi tutto bene, auguri e in bocca al lupo comunque per le prossime manifestazioni alla SD Manfredonia Corre. Quanti siete da Margherita? Ma noi siamo una quindicina, però potevamo essere ancora di più, perché ci sono almeno una decina di infortunati, non voglio fare una scusante, però ci sono almeno una decina di atleti infortunati, tra cui c'ero anch'io, però giusto per fare onore agli amici, ripeto, di Manfredonia, sono venuto lo stesso, io e altri 15 atleti, 14 atleti. Ma su Ceddia, San Marco in Lamis, ASL Sanicandro Garganico, grandissima gara. Allora, dici com'è andata la gara e con giudizio sul circuito? Benissimo, circuito perfetto, complimenti, veramente una grande organizzazione, grazie. È il primo anno che vieni? È il secondo, bellissimo, complimenti. Bellissima gara, percorso eccezionale, è la prima questa che faccio, ho fatto un'altra da Manfredonia, ma questa è la prima edizione mi pare, vero? Sì, della Manfredonia Run, sì. Che tempo ha fatto? Soddisfatto pure del tempo? Soddisfattissimo, 46. Bene, ottimo tempo. Si vede che non ha 18 anni, quindi va benissimo. Ne ho 64. Complimenti. Organizzazione eccezionale. Da dove viene? Bari. Grazie. Complimenti a tutti. Complimenti veramente. Un giudizio sulla gara. Bellissima, un bellissimo panorama. Merita veramente venire qua a Manfredonia, veramente invito tutti a venire nella zona. Soddisfatto del suo tempo, della sua prestazione? Non tanto, perché era il caldo, però mi verrò di nuovo e mi migliorerò, ok? Grazie. Condivido a pieno, grazie. Bella giornata. Grazie. Giovanotto, età, da dove vieni? 17 anni, Aprice. Com'è andata? Bene. Ti sei divertito? Sì. Tanto partecipare, grandi. Allora, giovanotto, ex giovanotto, com'è andata? È abbastanza bene, non sono allenato per queste 10 giorni, però questa è la prima gara dopo un anno. Quindi. Anche lei è entusiasta del circuito, pare sia piaciuto a tutti. Benissimo, è un circuito che è veloce, ma no, è stato bello, una bella esperienza. Grazie e complimenti. Posso fare i complimenti a Manfredonia? Sì, però loro sono amici. Una ottima organizzazione, eccellente il percorso, tutto bene. Com'è andata la tua gara? Ah, io mi sono divertito. Grazie. Ciao. Qualcosa al volo? Sì, è stata una bellissima gara, complimenti all'organizzazione. Grazie. Com'è andata? Piero, un giudizio al volo sulla gara. Bellissima, molto pubblico, siamo contenti, una bella organizzazione. Davvero hanno fatto bingo, davvero tutti siete soddisfatti, contenti, una gara veloce. All'inizio veloce, poi man mano al ritmo, una bella organizzazione, va bene. Grazie. Michele, com'è andata? Bene. Circuito? Bellissimo, alla grande. Senza niente, c'è un'ottima organizzazione per adesso. Tu come stai? Che tempo hai fatto? Non lo so ancora, dopo lo devo dire, ma l'organizzazione è stata molto bella, devo dire. Abbastanza, sono rimasto scioccato. Bene, grazie e buon ristoro. Una donna, com'è andata? Benissimo. Come si chiama? Viscione Carmela. Da dove viene? Foggia, Podisti di Capitanata. Divertita? Moltissimo, bella gara, bella organizzazione, complimenti, la ripetiamo. Ci vediamo l'anno prossimo allora. Io sono Titti, cittadino, vengo da Bari, società Sport Center Bari. E niente, siamo venuti stamattina, grazie, perché Manfredonia in ogni caso, a prescindere da chi la organizza, la società che lo organizza, è sempre stata, mi è sempre piaciuta come gara, sia quando si faceva tanti anni fa, non ricordo bene, era comunque Manfredonia e poi un'altra società, poi l'abbiamo fatta anche a maggio, non ricordo quale società, e questa subito appena abbiamo visto su Icron che c'era una Manfredonia, anche prima edizione, eravamo convintissimi
che l'organizzazione fosse impeccabile. Complimenti. Soddisfatta pure della sua prestazione? Diciamo di sì, per come sto, visto che ho avuto uno stop abbastanza lungo, diciamo che mi accontento, anche se non è il mio tempo, però mi accontento. Complimenti. Grazie, complimenti a cuore. Spettacolare, è molto panoramica, bello. Il suo tempo? 49. Buono? Benissimo. Bene. Mio personale. Le rimarrà nel cuore, Manfredo. Sempre. Grazie. Bene, da Barletta, tanti saluti. Il nome e cognome? Sempre Boschetto Damiano, non ho cambiato mai, sempre quello. Comunque, bel porto, 25 febbraio, la mezza maratona di Barletta, è Pietro Mennea. Va bene. Complimenti a voi. Grazie. Allora, com'è andata? Bene, grazie. Soddisfatto? Gradito il percorso cittadino? Bellissimo. Ragazzi, bellissimo, molto bello il percorso, bello. Da ripetere. Un giudizio sulla gara? Bene, tutto bene. Bellissima. Davvero ci fa piacere tutto questo apprezzamento, anche perché è spontaneo, in diretta. Un po' caldo. Però non riusciamo a controllarlo. Allora, com'è andata? Complimenti all'organizzazione, bellissima gara, mattinata. Signorina, com'è andata? Benissimo. Soddisfatta? Buonissimo, con gli amici di Manfredonia, soddisfattissima e felicissima, in ottima compagnia. Ed aggiungo che è una grandissima atleta. Da dove venite? Io da Foggia. Io Cerignola. Viva la provincia e viva Manfredonia. Hola, bravi. Ci fai una foto? Carlo! Gradito il percorso, molti hanno apprezzato il paesaggio. Sì, molto bello, scorrevole. Grazie, buon ristoro. Io temo di farmi male. Allora, qualcosa sulla gara? Bellissima gara, percorso originale, scorrevole e molto panoramico. Da dove viene? Margherita di Savoia. Grazie. Lei da dove viene, scusi? Io vengo da Manfredonia e sono orgoglioso di essere Manfredonia e faccio i complimenti alle amici per la gara, per il percorso. Consensi straordinari. Com'è andata, Ciro? Tutto bene, grazie. Divertiti? Soprattutto divertiti, è un bellissimo percorso, è una bella città. Vabbè, se lo dicono pure i manfredoniani. Adriano, allora, raccontaci questa 10 km. È sempre bella, è sempre dura, ma è sempre bella. Tanti stanno apprezzando l'idea del percorso cittadino, del percorso veloce. Il porto turistico è uno scenario unico, e il Gargano è qualcosa di incredibile, per cui grazie a tutti i 600 partecipanti. Nelle prossime gare contiamo di averne ancora di più. Grazie Adriano. Oh, un giudizio sulla gara. Una bellissima gara, un gran ristoro. Grande. Soddisfatto, benissimo. Complimenti. Vito, allora, Vito e figli, com'è andata? È stata una bella esperienza, ho condiviso questa bella gioia con mio figlio e spero di rifarla quanto prima, sarà la prima di tante gare. Immagino. Sei arrivato prima o dopo papà? Prima, però papà ha fatto un po' più strada di me, diciamo, mi ha fatto superare il record. Diciamo che mi ha trascinato. Hai scoperto le scorciatoie in qualche modo. Grazie, complimenti Vito. Allora, com'è andata? Vi vediamo molto stanchi. Soddisfatti, bella. Sarà una bella gara. Da dove viene? Da Cagnano Varano. Divertita? Abbastanza. Da rifare? Sì, da rifare, anche se oggi è stata una giornata molto calda e umida. Grazie. Allora, com'è andata? È stata molto dura, non me l'aspettavo. Nome e cognome, da dove vieni? Alessio Rabaglietti, Foggia. Non me l'aspettavo, è stata molto dura e saluto a tutti quanti i podisti di Capitanata e la mia famiglia. Ciao. Divertito? Come no, 50 minuti, buono. Complimenti. Allora, com'è andata? Benissimo, bellissima Manfredonia, Gina Dentale da San Nicandro, viva Atletica! Grazie, complimenti. Un giudizio sulla gara, signore. Bellissima gara, grazie. Tutto bene.
E la bimba? Tutto a posto, tutto a posto. Alla grande, l'unico problema, ci vuole più acqua, almeno due postazioni, a 7, 7 e mezzo ce ne vorrei un'altra, il resto perfetto. Grazie per il suggerimento. Com'è andata? Benissimo, bellissima gara, percorso stupendo. Da dove vieni? Paesaggio meraviglioso, da Lucera, Podistica Lucera. Complimenti. Com'è andata? Benissimo. Soddisfatto? Sì, sì. Da dove vieni? San Nicandro Garganico. Grazie, complimenti. È stata una bella gara, organizzata bene, il percorso chiuso al traffico e credo che sia un'ottima organizzazione. Grazie, buon ristoro. Grazie. È stata una bellissima gara, però faceva caldo, sono sofferto un poco. Complimenti. Però non posso dire niente. Buongiorno, complimenti alla Manfredonia Corre, percorso spettacolare, organizzazione splendida, grandi, grandi. Che tempo hai fatto, come è andato? Tempo perso, 56. Grazie, complimenti. Valente, vengo da un mese di stop. Di Manfredonia, per fortuna mi sono ripreso bene. Domenica ho fatto il primo allenamento e questo è il secondo. Dopo un mese comunque è andata bene. Ti sei divertito? Mi sono divertito tantissimo. Percorso incantevole, non sono di parte, organizzazione, dicendo tu, la fine del mondo, per cui auguri all'anno prossimo. Complimenti, grazie. Com'è andata? È andata bene, speriamo un po' meglio, solo che un po' l'umidità, un po' il caldo, però dai, tutto sommato è andata bene, dai. La tua prestazione? Abbastanza bene, pensavo di chiuderla un po' meglio, però è andata abbastanza bene. La gara è andata come organizzazione benissimo, questo è solo un punto di partenza per Manfredonia, perché Manfredonia la merita. Grazie, complimenti. Grazie. Ci dica qualcosa sulla gara. Gara bellissima. Poi da dove vieni? Da Foggia. Nome e cognome? Anna Suriano, i podisti di Capitanata. Grazie, complimenti. Società fantastica. Grazie, complimenti. Come è andata, signora? La vediamo molto stanca. È un po' faticata, però è andata bene. Divertita? Sì, sì, molto. Sì, sì, molto, bellissimo. Faticata. È andata bene, per me è stata la primissima. Nome, cognome, da dove vieni? Ti vedo Michele Pio, San Nicandro Arcanico, Atletica San Nicandro. La prima volta che gareggio, è stata un'esperienza indimenticabile. Complimenti. Run e Fan San Severo, bellissima esperienza, grazie. Ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci l'anno prossimo. Com'è andata? Bene, bene, benissimo. Soddisfatto? Sì, sì, bella gara, bel percorso, bello. Ci vediamo l'anno prossimo. Sicuramente. Grazie. Signora, com'è andata? Benissimo, benissimo. Soddisfatta, divertita? Tanto, tanto. Tanti hanno apprezzato il circuito e il percorso cittadino. Sì. È stata una bella organizzazione, un bel percorso, bello, non me l'aspettavo sinceramente. Mi dicono che ha fatto pure il suo personale. Ho fatto sotto 58 e qualcosa, il tempo lo porta sempre mio marito, per me è arrivare sana e salva. Da dove viene, signora? Cerignola. Grazie, complimenti. Grazie. Non ti vediamo così stanco, forse potevi fare meglio. No, non sto benissimo, però è andata bene comunque. Gara divertente, mi è piaciuta. Anche tanti hanno apprezzato il circuito. Prima volta a Manfredonia, mi è piaciuto, quindi bella gara, sì. Ci vediamo l'anno prossimo. Speriamo, dai. Grazie. Ciao. Signora, come sta? Benissimo. Divertita? Una gara, bella bella. Come prima edizione, il massimo. Tanti hanno apprezzato il percorso cittadino, il passaggio per il centro. No, ma anche questo percorso è bello. È proprio bello. Complimenti, grazie. Complimenti a voi. Grazie. Sai perché? Bella manifestazione, ben organizzata. Bene, 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 molto bene. Bella gara, un bel percorso. Siamo della Podistica Lucera, un gruppo di 60 persone con una vecchia storia. Oggi siamo arrivati in 25 qui. Un bel traguardo per tutti. Il tuo tempo, la tua prestazione? È un'ora, più o meno un'ora. Ma va bene, per me va bene. Va bene, va benissimo. Ci vediamo l'anno prossimo. Certamente, come no, sempre. Gino Vitulano, allora, ti vediamo provatissimo. Provatissimo perché sono 2 anni che non corro, faccio di più piscina o nuoto, quest'anno fa tutto mare. Quindi adesso abbiamo ultimato la gara e andiamo a fare 2 chilometri di nuoto con gli amici che stanno qua. Gino, tutti sono rimasti contenti del circuito, veloce, bello da vedere, bello da correre, davvero un'organizzazione impeccabile. Io già avevo detto stamattina,
come sappiamo noi organizzare non organizza nessuno, sia sul percorso che su tutta l'organizzazione. Ringrazio molto gli organizzatori e tutto lo staff. Patrizia Salvetti, allora, impegnata nel punto di ristoro, tra l'altro molto apprezzato. Sono contenta, noi ce l'abbiamo messa tutta, gli sponsor ci hanno dato una mano incredibile, per cui c'era un'abbondanza di prodotti locali buonissimi e noi tutte le mogli dei runner ci siamo impegnate a predisporre i piatti. Spero sia andato bene. Patrizia, sono davvero piovuti complimenti, raccolti tra l'altro in diretta, senza manco il tempo di pensarci, davvero un gran successo questa manifestazione. Però devo dire che il merito è soprattutto del nostro presidente, che è stato grandioso, ci teneva tantissimo a questa manifestazione, ha contribuito, ha chiesto la collaborazione di tutti e con il contributo di tutti, ma con lui a capo ce l'abbiamo fatta. Complimenti a Manfredonia Corre. Grazie e complimenti anche a voi che avete tanto dato a questa manifestazione. Grazie, grazie. Matteo Rignanesi, allora, una manifestazione che ha avuto un gran successo. La tua partecipazione. Allora, complimenti a chi ha organizzato il tutto, soprattutto per la location, perché è spettacolare, perché diamo la possibilità agli ospiti di conoscere un posto veramente incantevole. Per quanto ci riguarda abbiamo dato un apporto di cibo, noi ci occupiamo di trasformazione fisica attraverso Visalus, che è una piattaforma importantissima, è il prodotto più venduto in Nord America, stiamo trasformando diverse persone qui a Manfredonia, è un prodotto a base di soia, è assolutamente naturale, lo possono assumere tutti, cardiopatici, allergici, celiaci, problemi con la tiroide, chi vuole tornare in forma, noi sfidiamo chi vuole tornare in forma attraverso i nostri prodotti, se vuoi tornare in forma, se vuoi perdere peso, se vuoi aumentare di massa magra, il prodotto è eccezionale e con noi c'è anche la possibilità di intraprendere un'occupazione, cioè se qualcuno ha bisogno di lavorare può anche intraprendere un'attività lavorativa. Dal mio punto di vista che Manfredonia merita questo genere di manifestazioni perché il luogo e soprattutto gli atleti che sono eccezionali, si è visto tanta concordia insomma tra gli atleti, si è visto anche qualche omaggio a qualche ragazzo insomma che me ha bisogno veramente che molta gente gli sia veramente vicino. E che dire, speriamo l'anno 21 che sia migliore sempre di quest'anno e che ci siano sempre più atleti. Si riesce a far fronte alle richieste degli atleti che sono sempre più svezzati, sanno sempre di più sulle scarpe, sulle divise, si riesce a star dietro? Sì, tranquillamente, anzi c'è da dire che gli atleti sono molto molto attenti rispetto a prima, anche con l'acquisto delle scarpe, ed è giusto che sia anche così. Che cosa stai dando in questo periodo come brand? Beh, come brand noi abbracciamo diverse aziende, dalla Mizuno alla Saucony alla Brooks, quindi insomma cerchiamo di soddisfare il cliente a 360 gradi. Sei stata catapultata in questa iniziativa, come ti stai trovando? Senti, allora, diciamo che c'è tanta gente, quindi la verità è che mi sento un po' smarrita tra gli atleti, mi piace curiosare, mi piace vedere il loro temperamento, la loro vitalità, mi colpisce molto la loro positività e soprattutto mi ha colpito prima la potenza del loro corpo, perché all'interno del loro corpo si vede che c'è una marcia in più, quindi sono molto attratta e distratta da tutta questa roba. Comunque la manifestazione è organizzata nei minimi dettagli, loro sono molto bravi, c'è stata una grande partecipazione da parte di molti atleti della provincia e di tutta la Puglia, vengono addirittura dal Salento, da Bari, da Biceglie, da Margherita di Savoia, da Canosa, quindi è importante per noi raccogliere un po' tutti questi atleti che insomma abbiamo avuto modo di ospitarli qui nel nostro territorio e di far scoprire anche loro le bellezze della Puglia. Ecco. Stanchi, stremati, spossati, però comunque divertiti e contenti. Sì, è vero, molti erano un po' esausti, un po' così, un po' affaticati dal percorso, perché 10 chilometri, dicevo prima, non sono tanti, però comunque ci vuole un certo allenamento per avere un ritmo piuttosto importante. Quindi molti erano stanchi, ma noi abbiamo qui caffè, biscotti, e banane e quant'altro, perché loro possano riacquistare un po' di energia e quindi ripartire così alla grande. Molti si sono già impegnati per l'anno prossimo, tu ci sarai? Spero di sì, mi auguro di sì, insomma, perché no? Alla fine è anche importante avere dei progetti nella vita e iniziare già da oggi a pianificare quelli che possono essere gli obiettivi del 2018, quindi sì, se loro mi richiamano ci sarò di sicuro, certo. Impegni imminenti?
Allora, impegni imminenti, diciamo che devo concludere un corso che ho appena iniziato per quanto riguarda i bimbi, quindi una scuola dell'infanzia, e poi niente, ho fatto dei provini per quanto riguarda il teatro, quindi aspettiamo delle risposte, ma per il resto nessun impegno tranne quello di vivere e vivere bene, perché la vita è una, va vissuta, questo. Io penso che bisogna continuare ad organizzare eventi come questo, e chissà che questo, grazie al contributo non soltanto di chi l'ha organizzato questa mattina, ma di tutti gli attori istituzionali ed anche privati che hanno dato una mano ed un contributo per la sua riuscita, non possa diventare in prospettiva un evento al quale si possa dare anche un riconoscimento nazionale. Anzi, forse è il caso di lavorarci, perché non solo il paesaggio si presta, ma perché ormai questa attività sportiva coinvolge sempre più cittadini, ed è un momento indubbiamente di grande comunità e di solidarietà, di grande partecipazione, che io credo vada assolutamente incentivato. Perché è ancora più apprezzabile questo sforzo considerando il momento che attraversa il paese e la città. Sì, uno sforzo importante in un momento importante. Questa città ha dimostrato di saper raggiungere risultati importanti nel corso di questi anni, e d'altronde se molti di questi luoghi suggestivi, che pure stamattina sono stati attraversati da questa mezza maratona, esistono, lo si deve all'attività di chi ha governato in questi anni, il porto turistico, le altre infrastrutture disponibili nella nostra città sono il frutto di un lavoro importante che è stato fatto in questi anni, che noi speriamo possa continuare ad essere svolto, pur con la consapevolezza delle difficoltà che abbiamo, di ristrettezze economiche, di difficoltà di bilancio, dalle quali speriamo di poterne uscire con grande forza per continuare a fare il bene di questa comunità, di questo territorio. Una bellissima gara, come ho detto l'altra volta, è meglio gareggiare che prepararla. La gara è stata benissima, ho fatto un tempo, un bel tempo, 36-54, purtroppo sono arrivato secondo di categoria, però sono campione provinciale. Per il resto sembra ok, una bellissima organizzazione, molto bella, una location bellissima, che in tutto il Gargano è difficile vedere una location così. Noi a Manfredano diamo sempre il top, diciamo. Infatti si sono innamorati tutti di questa gara e di questo paese, davvero, abbiamo colto delle impressioni a caldo, davvero tutti entusiasti. Sì, sì, tutti quanti, ho invitato gli amici di Barletta, di Andria, e sono rimasti tutti esterefatti. Cioè, avete una location del genere, e cioè, fate solo uno, due, tre eventi, quando quasi potrebbero fare eventi di più eventi. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, grazie. Ci troviamo con Luigi De Finis, figlio del generale Michele De Finis, una figura così importante che Manfredonia non ha mai dimenticato. Un ricordo di suo padre, signor Luigi. Sono assolutamente felice di poter essere qui, perché mio padre era innamorato della sua Manfredonia. Io ho sempre detto che mio padre è stato sia un carabiniere doc che soprattutto un manfredoniano doc. La carriera lo ha portato lontano dalla sua terra, la guerra lo ha radicato ulteriormente nel nord-est dell'Italia, ma il suo cuore è rimasto sempre a Manfredonia, e quindi noi siamo assolutamente felici e orgogliosi innanzitutto di vedere che la città lo ricorda, e in secondo luogo di poter essere presenti dove la città lo ricorda. Come ha reagito la famiglia a questa intitolazione della gara a suo padre? Prima con commozione, evidentemente, e poi con estremo orgoglio e con estrema gioia, e non sanno come fare a ringraziare la città di questo. Effettivamente devo dire e ribadire che non si può ricordare meglio un manfredoniano doc di come avete fatto qui a Manfredonia con questa manifestazione. Grazie di cuore. Un grande applauso, il primo classificato è Dario Santoro, il secondo classificato Ugo Michele, che purtroppo è dovuto andare via e c'è un rappresentante della sua società a ritirare il premio, terzo classificato Cannone Luca, eccoci qua. Quindi al primo classificato Dario Santoro va il trofeo Michele De Finis.
e quindi anche la Coppa meritata come vincitore della classifica assoluta. Secondo classificato Uva Michele riceve il premio il suo rappresentante di società. Saverio Mazzone, presidente dell'Agenzia del Turismo di Manfredonia. Saverio, sono piovuti davvero complimenti per il circuito, per il passaggio attraverso il paese. Davvero i 500 e più partecipanti hanno apprezzato tanto questa manifestazione. Un altro grande e bel evento a Manfredonia, è una comunità che si dimostra pronta ad ospitare eventi e i visitatori, e questo lo si deve soprattutto in tempi difficili per le risorse pubbliche all'iniziativa delle associazioni e dei privati. La WISP e Manfredonia Corre in questo caso hanno fatto un gran bel lavoro, stanno animando la città con iniziative sportive, lo sport porta in giro valori sani, la cultura del corpo e della mente, ma non nascondo che contribuiscono ad arricchire anche il calendario degli eventi e la stagione di Manfredonia, che dimostra di poter durare davvero 365 giorni all'anno. Saverio, come si fa per mantenerle queste posizioni, addirittura per incrementarle? Perché ci sono già due manifestazioni podistiche a Manfredonia, una più apprezzata dell'altra, bisogna dirlo. Sì, lo si fa con la serietà dell'organizzazione. Una organizzazione seria attrae i partecipanti ed è in grado anche di trovare le risorse private per mettere su queste manifestazioni, che poi alla fin dei conti costano. C'è tutto un lavoro di organizzazione basato in gran parte sul lavoro febbrile dei volontari, ma occorrono anche risorse, per la più gran parte private. Quando c'è la credibilità dell'organizzazione si incontra anche il favore dell'impresa privata. Orazio Falcone, allora, presidente della WISP, grandissima manifestazione, e la WISP c'è? Sì, la WISP c'è e spero che ci sarà sempre, anche perché noi siamo pronti e maturi per poter abbracciare tutti gli sport, poi come dice il nostro acronimo stesso, e tutti i nostri soci sono aperti ad abbracciare tutti gli sport e tutte le associazioni che organizzano qualcosa. Siamo orgogliosi, intanto perché faccio anche parte della Manfredonia Corre, però come WISP siamo veramente orgogliosi di aver collaborato con un'associazione, anche se non è del nostro circuito, perché è FIDAL, ma non ci abbiamo barriere, non abbiamo problemi a dare una mano a tutti e a tutto, quindi siamo sempre a disposizione e ringrazio veramente tutti quanti chi si è prodigato per la bella riuscita della manifestazione stessa. Orazio, al di là delle previsioni, davvero un successo straordinario di atleti, di pubblico, tutti erano entusiasti. Straordinario in tutto, perché avevamo fatto una previsione, siamo andati ben oltre. Come primo anno di organizzazione avevamo un po' di dubbi, un po' di timori, poi perché poi man mano che andavamo avanti passavano, però abbiamo superato brillantemente tutti gli ostacoli, anche quelli pervenuti all'ultimo momento, questo grazie alla capacità di tutti gli uomini che sono stati impiegati al posto giusto, però grazie anche a chi, anche come voi, che ci avete supportato anche moralmente, perché bisogna dirlo, se nell'organizzazione, nelle tensioni non ci sta anche chi ci incita e chi ci guida e chi ci aiuta, chi da fuori dice perfetto, vai, siete grandi, tutto questo connubio fa sì che questo risultato possa venire fuori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Antonella D'Angelis, vicepresidente della SD Manfredonia Corre. Antonella, è quasi finita la manifestazione, si sta chiudendo, vi aspettavate questo successo? Allora, i numeri iniziali dovevano essere sì, sopra i 500, e hanno risposto ottimamente alla nostra offerta, siamo soddisfatti del lavoro fatto, perché vi garantisco che non è semplice mettere su una manifestazione, la prima manifestazione, e siamo soddisfatti dei numeri, siamo soddisfatti della collaborazione degli sponsor, perché tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fossero stati gli sponsor, che sono stati numerosissimi e avendo sempre fiducia in noi ci aiutano, ci supportano e sono sempre presenti. Quindi una delle cose più belle è stata la soddisfazione di chi ha partecipato, davvero sì. Abbiamo raccolto delle vetrine, delle interviste
a caldo, appena terminata la gara c'è stata davvero tanta soddisfazione. Allora, la nostra gioia è proprio questa, io parlo anche da sportiva, io gareggio e anch'io ho partecipato a delle mezze maratone, 10 km, e la soddisfazione è proprio quella, andare in altri posti, conoscere nuovi posti, socializzare e correre, perché non si corre molte volte per il tempo, perché uno può arrivare anche ultimo, ma si corre per durare nel tempo, lo sport è vita e positività, quindi speriamo che altre persone possano affiliarsi alle società, non ce ne sono tante a Manfredonia, non c'è solo Corri Manfredonia, ce ne sono tante, lo sport aiuta la mente e aiuta il fisico. Grazie vicepresidente. Sinceramente no, non ce l'aspettavamo tutto questo successo, sia già proprio da quando hanno iniziato a fare le iscrizioni. Noi siamo arrivati, ripeto, la media delle iscritti a ogni gara provinciale siamo sui 350, noi siamo andati a 530, quindi veramente un grande successo, ma la soddisfazione più grande è che abbiamo fatto veramente un bel lavoro, e questo ci è stato detto da tutti i partecipanti indistintamente, non c'è stato uno che si è lamentato di qualche cosa. È stato molto difficile mettere in sicurezza un percorso di 10 km su un circuito cittadino, e quindi abbiamo impiegato tante persone, grazie anche all'associazione dei carabinieri che ci ha dato una notevole mano, però veramente tanta soddisfazione. E da domani si lavora per la manifestazione del 2018? Assolutamente sì, questo ci ha dato ancora più forza, siamo stracontenti di come è andata l'evento, e quindi ci impegneremo a fare ancora meglio per l'anno prossimo. Veramente un grazie, grazie a tutti quanti. Giovanni, molto hanno apprezzato il percorso cittadino, l'attraversamento del centro. Si rifarà per l'anno prossimo ovviamente. Assolutamente sì, ripeto, noi spesso ci andiamo a correre tutte le domeniche, ci lasciano tra virgolette, anche se a volte è bello attraversare dei paesaggi, diciamo, di campagna, però praticamente tutte le gare si svolgono quasi tutte in strade di campagna dove magari uno non vede, non viene visto da nessuno. Noi ci siamo impegnati fortemente, abbiamo avuto il percorso cittadino, poi Manfredonia si presta perché ha un lungomare lunghissimo e bello, grazie alla Marina del Gargano che ci ha dato la possibilità di partire qui dal porto turistico, l'autorità portuale che ci ha concesso l'uso del molo di ponente e la banchina di tramontana, quindi un percorso veramente bello e quindi da rifare sicuramente. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, ciao. È un gruppo favoloso, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche, diciamo, dal punto di vista.